Ben ritrovati amici di YouTube qui sul mio canale. È un mercoledì di Coppa Italia, si giocano due quarti di finale, il derby romano, molto bella come sfida quella tra Lazio e Roma, fratricida in 90 minuti, grande spettacolo assicurato, e poi Milan-Atalanta, derby lombardo, era ugualmente interessante. Partiamo allora dalla Lazio, Lazio che ha messo in cantiere i rinnovi di due giocatori perché Lotito non vuole rivivere le streghe e i patemi che sta attualmente vivendo sul fronte Felipe Anderson in scadenza 30 giugno 2024 e Mattia Zaccagni in scadenza 30 giugno 2025. Cosa vuol fare Lotito? Lotito vuole blindare in anticipo Nicolò Casale e Alessio Romagnoli, ovvero, tanto ho mandato giù una caramella per la gola, sentite che un po' giù la voce, la sono deglutita, l'ho mandata giù, vabbè, aperta e chiusa parentesi, torniamo seri. Vuole blindare Alessio Romagnoli e Nicolò Casale, che sono due giocatori considerati non fondamentali di più per il presente e per il futuro. Questo è il piano del presidente Lotito: allungare i contratti sino al 2028 con un piccolo ritocco dell'ingaggio. I primi dialoghi sono partiti, si entrerà nel vivo in primavera, ma la sensazione è che la Lazio sto giro voglia giocare d'anticipo per blindare i suoi pilastri ed evitare poi telenovele stucchevoli e anche complicate come quelle che riguardano gli esterni offensivi. Abbiamo parlato di Lazio, naturalmente non possiamo non parlare dei temi del giorno che riguardano i difensori. Leonardo Bonucci è arrivato a Istanbul, oggi fa le visite mediche, la firma sul contratto, tra stasera e domani l'ufficialità, 1,2 milioni, guadagnerà per i prossimi 6 mesi, è un nuovo difensore del Fenerbahce. Aveva provato a tornare in Italia, non c'è stato nulla da fare. Radu Dragusin, è finita la telenovela Dragusin, quindi alleluia, insomma, verrebbe da dire, perché sono stati 20 giorni molto intensi. Allora, tutto nasce a novembre su Dragusin, quando il Newcastle si interessa offre 18 milioni più bonus, stessa offerta fatta anche inizio dicembre dall'Atalanta, no, del Genoa, che dice per noi vale 30 milioni, sotto i 30 non lo vendiamo. Piccolo spoiler, avranno ragione i dirigenti del Grifone. A dicembre, il 20 dicembre, c'è l'irruzione del Tottenham, che offre 25 milioni, offerta importante, ma non ancora tale per soddisfare del tutto il Genoa. Tottenham che mette sul piatto 2 milioni più bonus per 5 anni a Dragusin, altro piccolo spoiler, non basteranno, le cifre saranno destinate a lievitare. C'è un tentativo del Napoli a Capodanno, 20 milioni più Østergaard a titolo definitivo, valutato 8, e il prestito di Zanoli. Niente da fare, Genoa dice mi dai tutto Zanoli a definitivo e il prestito di Østergaard. E lo stesso Dragusin non è così convinto dell'ipotesi Napoli, così non è convinto del tutto dell'ipotesi Milan, perché Milan ci ha provato, 12 milioni e il cartellino di Colombo valutato 12, no, del Genoa, troppo poco rispetto alle altre. Che succede? Succede che le trattative vanno avanti. Siamo alla Befana, il Tottenham arriva a 27 milioni, sembra l'assalto, sembra la svolta decisiva, non sarà così, perché lunedì scorso il Bayern arriva a mettere sul piatto 30 milioni bonus compresi e al giocatore un quinquennale da 2 milioni e mezzo a stagione. Dragusin dice sì, l'accordo col Tottenham sta saltando, ma nella notte di ieri tra martedì e mercoledì il Tottenham arriva a mettere sul piatto bonus compresi facili da raggiungere 30 milioni di euro. Le offerte sono identiche, all'una e mezza c'è una conference call tra Flavio Ricciardella, direttore generale del Genoa, con i fratelli Giuffrida intermediari e Florin Manea, agente di Radu Dragusin, in cui il Genoa fa sapere: per noi entrambe le offerte sono accettate, entro domani a pranzo vogliamo avere la risposta definitiva perché per noi il giocatore è venduto e vogliamo chiudere l'operazione. Notte di lunghe riflessioni, al mattino il Tottenham prova l'ultimo disperato rilancio, 2 milioni e 8, quindi ingaggio più alto rispetto al Bayern, 300 mila euro in più a stagione, che per 5 anni fa 1 milione e mezzo, commissioni più sostanziose rispetto al Bayern, ma soprattutto un anno in più di contratto, scadenza 2029, e quindi Dragusin decide di accettare il Tottenham, il resto è storia attuale. Dragusin è già a Londra in questi momenti, in questi minuti esattamente, dopo pranzo ha iniziato le visite mediche, in serata saranno completate, domani sarà ufficializzato come nuovo difensore degli Spurs. Un rimpianto per il calcio italiano sicuramente, anche per la Juve che l'ha venduto a cuor leggero un anno e mezzo fa, 5 milioni e mezzo, però qualcuno diceva anche che era una plusvalenza, che non era in realtà un giocatore di livello, invece poi si è rivelato tale. Ma con i giovani è sempre così, è difficile poi sbilanciarsi sui pronostici, ci sono dei giovani sui quali tutti avrebbero scommesso una casa, convinti diventassero fenomeni, oggi stanno in Serie C, altri che mezzi e mezzi poi invece hanno fatto una bella carriera. Torniamo all'attualità. Tanto
accaduto oggi, sta succedendo di tutto, attentato alla telecamera. Saltato Dragusin come obiettivo, il Napoli deve trovare un altro difensore. Neuwen Perez può essere un'idea, Martinez quarta può essere un'altra idea, Vitic può essere un'altra idea, però Mazzarri vorrebbe un difensore che già conosca la Serie A. Milan, il Milan deve prendere un difensore, l'ha individuato, il grande colpo che vorrebbe fare il Milan è Alessandro Buongiorno. Perché? Perché il Milan sta pensando di dirottare il budget previsto per l'attaccante inizialmente per gennaio, quei 15, 16, 17 milioni per Guirassy, che poteva essere un'ipotesi ma non solo, sul difensore. Bastano 15, 16 milioni per convincere Caio? Assolutamente no, che valuta almeno 30 milioni Buongiorno. Però al Torino piace Lorenzo Colombo, che a Monza sta giocando poco, a Monza intanto è arrivato Daniel Maldini. Cosa hanno in comune Buongiorno, Maldini e Colombo? Lo stesso procuratore Giuseppe Riso, che può orchestrare un'operazione così articolata. 15, 16, 17, 18 milioni di base fissa più Colombo valutato 10-12, pacchetto da 30. Basteranno? Il Milan ci proverà. Poi vedremo cosa deciderà di fare il Torino su questa vicenda. Ho citato Giuseppe Riso perché può diventare il jolly anche per l'Inter, perché lui ha Stefano Sensi da spostare. Ieri vi ho raccontato, a Leicester piace, se Leicester dà un indennizzo di 1-2 milioni, oggi Leicester lo vorrebbe prendere gratis, dice rilevo il contratto, ti faccio risparmiare 2 milioni lordi, cosa vuoi da me? Vuoi anche che te lo pago? L'Inter dice sì, vorremmo 2 milioni di indennizzo, così 2 più 2, 4 milioni, trovo un attaccante, perché il piano dell'Inter è con i soldi risparmiati dall'ingaggio, un piccolo indennizzo per il cartellino derivante dalla cessione di Stefano Sensi, ho un mini budget, ho un extra budget, ho un tesoretto, chiamatelo come preferite, da utilizzare per arrivare all'attaccante. Questo è il piano di Marotta e Ausilio. Adesso vediamo se riusciranno a orchestrarlo. Chi può arrivare come attaccante? Un'idea potrebbe essere Muriel, che non sta rinnovando con l'Atalanta, che è sempre piaciuto, anno e mezzo di contratto con opzione, potrebbe essere il termine per trovare una quadra. Però attenzione, l'Inter sta lavorando a parametro zero, difficile a gennaio, ma sta lavorando duramente, seriamente, intensamente per bloccare Taremi. L'Inter ha sottoposto agli agenti di Taremi, che settimana scorsa erano a Milano, sono stati anche in sede all'Inter in Viale della Liberazione, un'offerta triennale, 3 milioni e mezzo stagione più bonus, il doppio di quanto Taremi prende al Porto. In Inghilterra, in Arabia può guadagnare di più, ma lui è tentato dall'avventura italiana. Vi piacerebbe, amici interisti, Taremi a zero per l'estate? Può essere una buona idea Muriel col sacrificio di Sensi a gennaio? Ditemi la vostra qui nei commenti, domande, parere, opinioni. Tifosi milanisti, naturalmente, voglio sapere la vostra invece su Buongiorno. È lui l'uomo giusto per la difesa? Merita lui un grande sacrificio a gennaio per rinforzare la squadra? Nel frattempo problemi per Popovic, perché è venuto a Milano, al Principe di Savoia, ancora lì in hotel con la famiglia, con l'entourage, non c'è d'accordo con le commissioni, il Milan si è irritato, adesso si sta utilizzando la scusa del posto extracomunitario, ma si sapeva che era extracomunitario, la verità è che non c'è l'accordo economico. E quindi vediamo se riescono a ricucire o se salterà definitivamente nelle prossime ore. Chiusa questa parentesi, tifosi del Napoli, chi vorreste invece a proposito di Napoli per la difesa? E a questo punto la telenovela Dragusin, difensori, tifosi della Lazio, credo che siate contenti invece dei rinnovi di Casale Romagnoli, telenovela Dragusin, è andato al Tottenham, ha fatto bene o sareste andati al Bayern? O sareste rimasti in Italia? Insomma, voglio sapere un po' i vostri pareri, considerazioni, domande, curiosità, come sempre qui sotto il video nei commenti, in alto a destra la campanella per avere insomma le notifiche in temporale su tutto ciò che va online e viene prodotto, il like qui se volete, mettete il like al canale, iscrivete, più siamo meglio è, i numeri sono clamorosi, state veramente facendo volare tutti i video, siete tantissimi e ragazzi, ripeto la stessa cosa, chi ha visto il video di ieri e l'altro ieri dice le stesse cose, sì, perché bisogna ringraziare, quindi secondo me non è mai nulla dovuto e scontato, quindi ci tengo a dire grazie e chi ha piacere, insomma, se vuole invitare anche qualche conoscente, amico, curioso, appassionato di calcio, condividere il video spammando ovunque, nelle chat, nei gruppi, ben volentieri, insomma, siamo qua, ci vediamo domani e buona Coppa Italia a tutti. Ciao!